risultato del Gran Premio di Cina, ormai lo sapete tutti, si è corso domenica. Vincitore Hamilton, secondo Vettel, i due si sono scambiati praticamente il favore dopo il Gran Premio d'Australia. Quindi pari merito nella classifica piloti, 43 punti tutti e due, grandissimi amici, tutto bene. Secondo noi, a parte la prestazione bella, che ha confermato l'affidabilità della Ferrari e questa Mercedes che comunque con Hamilton la zampata l'ha tirata, l'eroe del giorno è sicuramente Max Verstappen, che piaccia o non piaccia, il ragazzino terribile della Formula 1, 19enne, fa discutere. Resta il fatto che è partito 16esimo, è arrivato a podio dopo tutta la remontata che ha fatto, insomma, non è una cosa indifferente. Proprio vedendo lui e vedendo i sorpassi splendidi che ha fatto Vettel nei 56 giri a Shanghai, abbiamo finalmente potuto vedere quello che non si era visto a Melbourne, cioè con queste nuove monoposto 2017, con queste nuove gomme anche si può superare, i sorpassi ci sono, ma sono cambiati, nel senso che secondo me adesso come adesso si potrebbe fare benissimo a meno del DRS. Proprio il pilota che conta ancora di più. E come ha detto in un tweet durante la gara Alex Wurz, che è uno che di gare se ne intende, a me non interessa vedere 150 sorpassi in una gara, ma mi interessa vedere dei sorpassi dove i piloti, scusate, tirano fuori le palle. Effettivamente questo è quanto si è visto. Quindi una gara tutto sommato piacevole, i tifosi dal riscontro che abbiamo avuto si sono appassionati e che altro dire? A questo punto si va direttamente in Bahrain, non c'è tempo di cambiare molto, vedremo se con temperature decisamente più alte rispetto a quello che si è visto in questo Gran Premio in Cina con le libere sospese, cambierà qualcosa nelle gerarchie. Soprattutto se emergeranno finalmente due dei piloti che sono mancati a Shanghai, i due finlandesi, perché Raikkonen e Bottas, sono stati molto opachi, non hanno mostrato tutte le loro carte. Parlando di personaggi, di curiosità, il primo pilota di cui dobbiamo parlare a malincuore è Antonio Giovinazzi. Su Antonio, indipendentemente che si tratti di un terzo pilota Ferrari, parliamone normalmente, come un giovane debuttante che ha l'occasione di correre finalmente in Formula 1. Sappiamo benissimo, è stato preso, buttato nella mischia in Australia per sostituire Wertheim in Sauber. In Australia è andato molto bene, è arrivato 12esimo, stampa internazionale e nazionale ad elogiarlo. Non sappiamo se effettivamente Antonio abbia sentito o meno tutta questa pressione mediatica su di sé. Fatto sta che purtroppo sabato in qualifica, quando già era passato al Q2, e quindi un ottimo risultato per questo team che non è il top, sappiamo, purtroppo grosso incidente, ultima curva prima di arrivare sul rettilineo, quindi botto, macchina distrutta, episodio che sarebbe già stato abbastanza grave di per sé, ma un errore che a un debuttante comunque si può perdonare. Purtroppo domenica la cosa è risuccessa e praticamente nello stesso punto, anche se con dinamiche diverse. Allora, noi vorremmo dire ad Antonio una cosa molto spassionata. Lui c'era questa grande occasione in Formula 1, si isolasse, non ascoltasse tutto quello che viene detto di lui, comprese le cose nostre. Sembra un assurdo, ma è così. Cioè, secondo noi deve liberarsi da questo peso che sicuramente incombe. Lui è un terzo pilota Ferrari che ha la grande occasione. Ha bisogno di girare il più possibile, questo è stato forse il problema più grave del botto di Shanghai la domenica in gara al quarto giro, perché
perché non ha potuto accumulare chilometri come avrebbe dovuto fare per migliorare. Quindi, sperando per lui e per lei non ce ne voglia, che possa avere una nuova occasione in Bahrain questa settimana, Antonio, metticela tutta, fregatene e sappiamo quanto vali. Basta, vai come sai, tranquillo e sereno. A fare da contraltare ad Antonio c'è cioè una prestazione, come abbiamo detto, di Verstappen da sedicesimo a terzo, che però in tante cose è una macchina da guerra, in altre è un ragazzino terribile che fa le stizze, come quando voleva a tutti i costi che il team gli facesse spostare Grosjean davanti, che non lo disturbava minimamente. Dicendo e strepitando, chiamate Charlie, ditegli di spostarsi. Quindi, fortissimo questo ragazzo, allo stesso tempo dimostra un'ingenuità e a volte una tenerezza che è sconcertante. Tra gli altri piloti, che chiaramente primo piano, indipendentemente dal secondo posto, Vettel, chapeau perché abbiamo rivisto e stiamo rivedendo il Vettel dei tempi della Red Bull, che non solo vinceva e andava bene con una macchina competitiva, ma era sorridente, era carico e lo si vede quando parla. Oggi scherzava parlando un po' in italiano e un po' in inglese, mischiando il tutto. Quindi questa carica positiva non può che fare bene al team. E sempre parlando di piloti, guardiamo il lato umano in questo piccolo contributo, Hamilton, nel bene e nel male fa sempre discutere. Allora, Hamilton se fa il modello per i suoi sponsor lo si critica perché è troppo glamour, se si fa vedere mostri, tatuaggi e quant'altro, ah, è un esibizionista. Se fa il simpatico, l'essere normale, come ha fatto lunedì quando la sessione di libera era stata annullata, e quindi mentre tutti gli altri praticamente erano rintanati nei loro box, lui è andato in giro, lanciava cappellini, autografava, salutava la gente, tutto quanto, ah, per tutti adesso va Hollywood. Lasciatelo vivere, lasciamoli vivere questi ragazzi. Hamilton ha fortunatamente questa voglia di avere contatto con la gente. In Cina c'erano tantissimi suoi tifosi e quindi lasciamolo vivere. Ultima cosa. La nota negativa, veramente, la Honda è un dramma, una McLaren che anche in Cina doppio ritiro è una cosa imbarazzante. E se Briatore, come ha detto in un'intervista in settimana a Radio 24, dicendo che la cosa ormai era improponibile, è impossibile, non osiamo pensare cosa possa aver detto dopo questa delusione pazzesca, perché Alonso più volte, anche in qualifica, ha detto sto spingendo come un animale, ma il motore non c'è. E forse sarebbe il caso che la McLaren picchiasse i pugni, non si può più aspettare un altro anno, e se no, signori, mettetegli il motore di una Civic, che forse andrà meglio di quello che attualmente monta la macchina di Alonso e di Stoffel Vandoorne.